Una fiamma al giorno, energie del 30 di maggio. Scegliete la vostra variante, quarzo rosa, corallo, celestite. Chiediamo ai nostri angeli che intervengano in questa stesa per darci le energie del 30 di maggio. Allora, quarzo rosa, la spirale, qua c'è il cambiamento di paradigma, c'è un qualcosa che fino a poco tempo fa era diciamo un girare un po' in tondo, ora c'è il cambiamento, si cambia paradigma, si cambia diciamo dimensione e quindi da tutto ciò che era magari un po' andato in cortocircuito, che continuava a ripetersi un po' in loop mentale, si andrà proprio al centro della situazione e ci saranno proprio dei cambiamenti concreti. Vediamo un po'. Le Pleiadi, sì, doppia missione, canalizzare e, no, scusate, ho sbagliato, cambiare e far fare un salto all'umanità, ok? Quindi c'è proprio il senso di portare, ecco, questo cambio di paradigma, boh, è la stessa cosa, la stessa carta in un certo senso, missione doppia, quella proprio di andare a trasformare e fare un balzo di qualità all'umanità. È un qualcosa di globale che avviene tramite un cambiamento individuale. Quindi individualmente cambierete il vostro paradigma e quindi manifesterete nella vostra vita dei cambiamenti sostanziali. E tutto questo porterà proprio a un cambiamento globale. Quindi siamo parte di un tutto, quindi ricordiamoci che i cambiamenti che facciamo individualmente influiscono proprio sul cambiamento globale. Perché c'è un potere che avete contattato interiore che ha operato questo salto di qualità a livello individuale e quindi globale. C'è il potere interiore dell'anima che si è equilibrato con l'azione e quindi vedrete proprio manifestarsi questo potere nella vostra vita materiale. C'è proprio un cambiamento che avviene nella vostra vita e anche in tutta diciamo, l'energia globale, dovuta proprio a questo potentissimo contatto che avete avuto, che avete, diciamo, manifestato e operato nella vostra vita con la vostra anima, la vostra interiorità, questo salto di paradigma, attenzione, importantissimo, e avete superato, diciamo, la prova di iniziazione. Questo era proprio un cambiamento che doveva essere operato, cioè qua dice proprio cambio di paradigma. Piedi in su, testa in basso, come dire, è stato proprio trasformato e diciamo ribaltato. C'è il ribaltamento. Eravate fermi, eravate in loop e adesso invece avete fatto il ribaltamento, avete cambiato punto di vista e tutto balzerà proprio di livello, a livello materiale, a livello spirituale. Ci sarà proprio un salto di qualità della vostra vita. Corallo. Ah, l'Aquila, altezze, grandissime altezze verranno raggiunte, altezze di equilibrio, livelli di equilibrio molto alti, una forza, la regina dei cieli è proprio la forza dell'Aquila che è estremamente materiale, estremamente una forza animale, quindi che opera nella materia, un rapace, quindi fortissimo la forza di quello che è l'animalità. Con la spiritualità, volare in alto ad altezze incredibili. E quindi veramente sarete portati a raggiungere questa meraviglia. Perfetto, vediamo un po'. Livelli altissimi, cambi di paradigma. Guarda qua, l'iniziazione, certo, anche qua c'è il senso dell'iniziazione. Guardate come sono in risonanza queste carte. Comunque, al di là delle varianti, ci cioè sono i salti di paradigma, altezze altissime, cioè livelli altissimi di consapevolezze e di equilibrio che si raggiungono, passaggi di porte, passaggi di paradigma, iniziazione, l'ho detto prima, questa è la prova di iniziazione, c'è proprio l'iniziazione, quindi riti di passaggio e qualcosa che viene proprio attraversato concretamente. Che periodo incredibile, che periodo incredibile. Attrazione, e tutto questo farà in modo che si manifestino nella vostra vita delle situazioni molto concrete in cui avrete delle risonanze proprio di situazioni che sono appunto in risonanza con la vostra altissima percezione. Quindi sarete in grado anche di creare qualcosa di molto, molto importante. E le sfide che tirerete saranno anche difficili, ma sarete in grado proprio di affrontarle. Quindi c'è proprio anche qua, mi viene da dire, proprio un cambio di paradigma anche nella vita. C'è una risonanza incredibile con queste carte, con questo periodo, comunque, perché effettivamente è una situazione di crescita spirituale pazzesca.
pazzesca. E anche qua c'è proprio il senso della trasformazione totale, rito di passaggio, cambio di paradigma, qua c'è la trasformazione totale, si muore a situazioni del passato e si creano situazioni incredibilmente nuove e importanti. E vediamo un po', celestite, celestite. Ok, la via della bellezza. Scoprirete materialmente qual è la via dell'armonia, della bellezza e della pace. Qua c'è veramente vivere una giornata meravigliosa con delle energie di bellezza, di armonia e di unione incredibili, eh? Sarete veramente nella beatitudine. Ecco qua. Avete portato a beatitudine una situazione che era iniziata ferita, era un po' rotta, era un po' spaccata, c'era una spaccatura. Avete operato unione, avete operato materialmente ciò che doveva essere operato proprio per creare questa armonia e quindi risolvere, sanare questa rottura. E avete portato proprio a compimento, esplodere questa energia che doveva essere portata in equilibrio e proprio nell'unione e nell'armonia. Avete operato proprio materialmente questo cambiamento. E anche qua mi viene da dire, vabbè, non voglio ripetermi, ma sto cambio, cambiamento, cambio di paradigma, cioè protezione. Ecco, siete nella situazione di dover. Nell'energia della protezione di qualcuno che amate, questa armonia, bellezza, queste ferite che avete risolto, avete sanato, le avete sanate perché avete saputo operare e saprete operare questa un'energia di protezione, ma non, mi viene da dire no, non solo protezione, qua c'è qualcosa di molto più ampio, la cura, l'amore incondizionato, qua c'è proprio l'amore, l'armonia che ha guarito le vostre ferite, qua c'è qualcosa che avete raggiunto e raggiungerete grazie a questa energia meravigliosa di guarigione di questa spaccatura, di queste ferite e della vostra forza interiore di saper con le ali dell'anima, proteggere il vostro amato e la vostra amata. È un qualcosa di meraviglioso, ma che giornata pazzesca, mamma mia, per tutti, eh? E se, guardate, cambiamento, no, 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 sono proprio in risonanza totale. Il cambiamento è avvenuto, avete sanato, avete portato a compimento una situazione ferita, l'avete guarita, ora siete proprio nel senso dell'amore totale, della cura e della protezione. È cambiata la vostra vita, avete cambiato la vostra vita con la vostra forza dell'amore.